È stata l'operazione con la Juventus a contraddistinguere le ultime ore del calciomercato del Pescara. Protagonisti due prospetti, Nando Del Sole e Filippo Dellicarri. Una trattativa lampo, nata di fatto con una telefonata del DS bianconero Fabio Paratici, che da mesi comunque monitorava i due gioiellini del Delfino, e formalizzata ieri pomeriggio. Nelle casse del Pescara finiranno 2 milioni di euro conditi da alcune contropartite tecniche. In particolare il difensore Filippo Dellicarri, figlio dell'ex DS biancazzurro Daniele, approda subito in bianconero. L'esterno Nando Del Sole ha sottoscritto un contratto di 4 anni con la Juventus, ma resterà in riva all'Adriatico in prestito per questa stagione. Dal club bianconero arrivano a titolo definitivo il centrocampista classe 98 Federic Canutè, l'attaccante classe 99 Simone Mancini e il centrocampista classe 2000 Marco Camilleri. Sempre ieri è stata formalizzata la cessione di Alessandro Bruno, che è sceso di categoria e ha firmato per il Livorno. Si tratta dell'unico esubero sistemato, visto che non hanno trovato accordi per una cessione i vari Rossi, Forte, Milicevic e Selasi. Restano in biancazzurro anche i difensori Bovo e Fornasier, il centrocampista Brugman e l'esterno Benalì. Ecco perché non ci sono state operazioni salienti in entrata, né sul fronte centrale di difesa né sul fronte terzino, con Petar Golubovic lasciato andare a Novara dopo il ritorno di Balzano. Ha fatto rumore la permanenza di Zampano per le parole al veleno pronunciate dall'agente del terzino genovese, Mario Giuffredi. Sebastiani deve fare pace con il proprio cervello, ha dichiarato Giuffredi a Tutto Mercato Web. Per 2 mesi ha detto che Zampano non era in uscita, poi ha detto che se fosse arrivata un'offerta da 4 milioni lo avrebbe ceduto. Lui, ha proseguito l'agente, non è in grado di fare il prezzo perché non ha le competenze tecniche per fare valutazioni. Così con la chiusura del mercato la parola ora passa definitivamente al campo. Il Pescara continua a preparare la trasferta di Perugia. Nell'amichevole di ieri a Vasto, Zeman ha dato spazio tra gli altri a Elisalde, Campagnaro e Baez e ha constatato la voglia di gol di Simone Andrea Ganz, autore di tutti e 4 i gol biancazzurri, 1-4 il risultato finale. L'ex lariano dunque risponde alla tripletta di Pettinari, che è comunque destinato ad essere confermato titolare nel match del Curi. Questa mattina la penultima seduta settimanale, domattina la rifinitura prima della partenza per l'Umbria. La gara sarà diretta da Aureliano di Bologna.